Benvenuti su Spectrobes, questo bellissimo gioco della Disney semi sconosciuto al popolo italiano. Infatti ho cercato in lungo e largo e non ho trovato nessuno che abbia fatto un let's play di questo gioco in italiano. E per questo subentro io. Allora, cos'è Spectrobes? Spectrobes è un gioco del 2007, quindi abbastanza vecchio, di 8 anni fa, che è abbastanza bello e ha segnato la mia infanzia. Per questo ho deciso di portare un let's play il più completo possibile. E dico il più completo possibile semplicemente perché, essendo un gioco vecchio, già all'epoca era difficilissimo trovare determinate informazioni su determinate cose da fare e da trovare all'interno del gioco, cose che non ho mai trovato con ore e ore di gioco. E adesso siamo qui per incominciare una nuova partita con voi e vedere di cosa tratta questo gioco. Piccolo avvertimento: gli schermi saranno separati, quello inferiore sarà in alto a sinistra e quello superiore in basso a destra, scelta peculiare semplicemente perché lo schermo principale è quello inferiore, in cui accadrà tutto, e quindi mettiamolo un po' più grande, diciamo, potrebbero esserci delle certe discrepanze che vi andrò a spiegare più là. Comunque, tocchiamo il touchscreen. Un momento che prendo il mio pennino. Eccolo qua. E ho, sì, giocato un'oretta per riprendere la mano, perché non ci gioco da anni, da tantissimi anni. E vabbè, non impostiamo le opzioni, iniziamo subito una nuova partita. Salvataggio rilevato. Eliminare questo salvataggio? Assolutamente. Avrei dovuto farlo prima, probabilmente. Comunque, l'ho riprovato un po' per... Nonostante ho già cancellato il primo salvataggio, perché comunque non me ne facevo niente, meglio iniziarlo di nuovo. Filmato. Gina, questa è la nostra prima missione da anni. Non possiamo permetterci di combinare guai. E di chi sarebbe la colpa, Rallen? Questi sono i protagonisti, Rallen e Gina, o almeno due dei protagonisti. Non ci hanno mai assegnato missioni interessanti perché fai sempre di testa tua. Non credo alle mie orecchie, io i lavori li porto sempre a termine. Rallen. Sì, signora. Gina. Sì, comandante. Ho alcuni dettagli sulla vostra prossima missione. Abbiamo rilevato un oggetto proveniente dallo spazio profondo. È sceso dal cielo e si è schiantato su Daiji, il secondo pianeta del sistema Nanairo. Eh sì, è un sistema solare tutto esplorabile che si chiama Nanairo, e Daiji il secondo pianeta, primo che esploreremo. Dovrete individuare l'oggetto e portarlo qui perché siano condotti ulteriori studi. Sì, signora. Un'ultima cosa, Rallen. Attieniti agli ordini e niente pasticci. Intesi? Sì, signore, ricevuto. Consideri la missione compiuta. Ricevuto, signore. Attendo il vostro rapporto. Ha capito, Rallen? Niente pasticci questa volta. Ma quali pasticci? Parli come il comandante. Ma perché tutto questo nervosismo? Ah, guarda, ci siamo avvicinati a Daiji. Ricevuto, avvio una scansione del terreno. Pare che stia piovendo laggiù. E Daiji fu. Molto bene, Rallen. Ora tocca a te. Vai là fuori e scova quell'oggetto. Se ti imbatti in un oggetto strano o curioso, premi il pulsante A per esaminarlo. Ah, lo stesso vale anche per le persone che incontri. Premi il pulsante A per parlare con loro. Ricevuto. Conto su di te per un eventuale aiuto dall'astronave. Il nostro radar ha già individuato l'oggetto. Sembra abbastanza vicino. Buona caccia. E che siamo su Bloodborne? Comunque, sì... vedete le prime discrepanze? Praticamente lo schermo superiore e inferiore sono collegati se giocate su DS, e lo schermo superiore mostra la parte in alto, e sarà una cosa che non vedrete semplicemente perché io li ho separati per motivi di estetica. Ehi, non dimenticare che puoi servirti della cura per curarti o salvare. Rallen, faresti meglio a salvare prima di partire in esplorazione? No, mi dispiace, sto registrando, non vale la pena salvare. E sì, diciamo che le animazioni di camminata fuori dalla lotta non sono granché, e sta piovendo. Comunque, capita la grafica di 8 anni fa il gioco, però è molto bello, soprattutto più là. Comunque, vedete questa scia?
Qualcosa è passato di qua. Probabilmente è l'oggetto non identificato che dovremmo individuare. E per adesso non sappiamo ancora chi saranno i nostri compagni di viaggio. Lo scopriremo. Ha sfondato questa roccia ed è andato dall'altro lato? Quindi andiamoci tranquillamente. Andiamoci. Ed è qui che incontreremo ciò che cambierà la nostra vita, o almeno la vita di Rallen. Questo oggetto non identificato. E questo sbrilluccichio a terra. Interagiamo? Ecco qua. C'è un uomo all'interno della capsula di salvataggio. Sembra ancora vivo. Ok, e stesso discorso ripetuto. Penso dovremmo andare a prendere quello cichio. Che ne dite? Cosa sarà mai? Un attimo. Ok. Oh, cos'è questo? Sembra fatto apposta per incastrarsi nel polsino della mia tuta. Che culo, eh? Rallen ha trovato un Prismod. Cosa sarà questo oggetto misterioso? Accidenti, è perfetto. Ed è pure bello. Mi chiedo che cosa sia, però. Rallen, tutto bene? Hai trovato qualcosa? Gina, ho trovato un oggetto. Sembra una capsula di salvataggio spaziale. E all'interno c'è un uomo anziano. È ancora vivo? Non lo so. Se è vivo, ha perso conoscenza. Ha gli occhi chiusi e non si muove. Lo chiameremo signor X per ora. Ehi, cos'è stato? Tra l'altro, sì, le vignette rosse sono le vignette di stupore, di rabbia. Ed è bella questa cosa. Rallen, cosa succede? Un enorme vortice nero. E sta avvenendo dritto verso di me. Si muove come se fosse vivo. Vortice nero. Comandi di combattimento. Pulsante L, comando di azione dello spettro a sinistra. Pulsante R, comando di azione di spettro a destra. Li leggo per voi e per ricordare come si gioca. Muoviamo Rallen con la pulsantiera, ma anche con il pad analogico, anche se ovviamente ci potremo muovere soltanto negli otto sensi, ossia la X e il più, perché è un gioco per DS normale, non per 3DS. Con il pulsante X attacchiamo Rallen, con A aumentiamo la carica. Con B cambiamo l'arma, con Y cambiamo la carica e con Select ci ritiriamo dallo scontro. Comunque, lottiamo. Cosa sono gli Spectrob? Sono questi cosi ai nostri lati e devo stare attento a non fare una figuraccia. Possiamo attaccare con gli Spectrob, questo è il sistema di combattimento. Che mi piacque molto, semplicemente perché sembrava un Pokémon più gestito. Ogni Spectrob ha il suo attacco particolare. Quella a destra, che si chiama Zosa, mi pare, Zosan, fa una rotolata in avanti, o almeno quello è l'attacco base. Quello a sinistra, che si chiama Spican, ruota con la coda e fa danni. Possiamo attaccare anche con Rallen, ma con l'arma che abbiamo adesso possiamo fare soltanto uno stun al nemico, perché facciamo uno di danno. E poi il pulsante A aumenta la carica, quello che vedete in basso a destra dello schermo principale. E con Y cambiamo carica. Vedete che i pulsanti di L ed R in alto allo schermo sono diventati rossi. Questo vuol dire che potremmo fare un attacco speciale. L'attacco speciale di Spican, per esempio, fa più danni e rilascia delle onde d'urto, diciamo, che fanno danni a distanza e se il nemico è vicino lo colpisce e gli fa danni. Insomma, vale la pena tenerle in considerazione. Questo lo uccide Rallen. E particolari dettagli li vedremo nella lotta successiva, perché adesso andiamo un po' più avanti con la storia principale. Allora, un'altra cosa che mi piace tantissimo di Spectrobs: ci sono tre statistiche, HP, attacco e difesa, che secondo me se avessero fatto un gioco per 3DS avrebbero reso più complicato e più bello, però per adesso dobbiamo accontentarci del gioco per DS. E ogni esperienza è divisa tra HP, attacco e difesa. Potremmo massimizzare al massimo due statistiche fino al livello massimo. E quindi potremmo decidere se fare dei tank con PS e difesa, fare dei tank con PS e attacco, oppure attacco e difesa. Che c'è una leggera differenza tra PS e difesa, che vi spiegherò più là appena troveremo lo spettro adatto. E quindi otteniamo dei Gura, che sono i soldi del gioco, e quindi esperienza. L'esperienza può essere personalizzata ulteriormente, ve lo farò vedere più là come, perché per adesso salgono più o meno tutte insieme. Rallen, rientra subito. Come va? Tutto bene? Credo di sì, ma è appena accaduta una cosa stranissima. Ci vediamo al mio ritorno. Sto preparando la capsula per riportarti subito all'astronave. Per riportarti subito all'astronave? Ah, parlava con l'uomo. Ricevuto. Praticamente, come avete notato, l'esperienza ha una barra più lunga a seconda dello spettro. Alcuni salgono molto più velocemente in attacco, altri in PS, altri in difesa. Accidenti, i miei sforzi erano inutili contro quegli esseri. Ma le creature sbucate dall'aggeggio sul mio polso li hanno spazzati via.
Ignoro le sue condizioni, ma di sicuro è ancora vivo. Il sistema di criogenizzazione funziona bene. Mi chiedo se sia davvero bene. Mi piacerebbe anche sapere chi e da dove viene. Per saperlo, dovremo aspettare. Guarda, si sta svegliando! Oh, Mr. X. Lo chiameremo così per poco, perché poi scopriremo il suo vero nome. Dove sono? Tranquillo, sei al sicuro. Sei a bordo della nostra aeronave. Aeronave, troppo bravi di default, astronave. Che cosa è successo alla mia astronave? Purtroppo ormai è un relitto, ma per fortuna sei ancora vivo. Puoi dirci chi sei e da dove vieni? Mi chiamo Aldous e vengo dal sistema di Giorna. Giorna? Ma quel sistema è svanito improvvisamente nel nulla 16 anni fa. Svanito? Questo significa che è troppo tardi. Non è possibile. Troppo tardi? Per cosa? Troppo tardi per salvare il mio pianeta dai mostri divora pianeti, i Crawl, che sono quelli che abbiamo incontrato, e non so se li chiamano Crawl o Crawl. Vabbè, li chiamerò entrambi. Sono venuto qui in cerca della mia ultima speranza per sconfiggerli, gli Spectrob. Gli Spectrob? Ma si sono estinti dai secoli, non sono altro che fossili ormai. Ah, allora avevo ragione, ci sono dei fossili qui. Beh, sì, ma... E che mi dite dei minerali? Ci sono anche quelli? Quelle rocce simili a gemme che si trovano nel sottosuolo? Certo, ce ne sono un sacco. Finalmente, ce l'ho fatta. Ho davvero trovato il sistema stellare nativo degli Spectrob. Ma ora è troppo tardi. Giorno, il mio amato sistema stellare. I Crawl l'hanno distrutto. Non capisco, che cosa sono i Crawl? E come hanno distrutto Giorna? Non so da dove iniziare. I Crawl sono malvagie creature simili ad amebe, che divorano stelle ed interi sistemi planetari. Viaggiano nello spazio attraverso nubi simili a tornado, dette vortici neri. Ho appena affrontato delle creature simili, forse erano davvero dei Crawl. Respinto? Impossibile! Non c'è modo di sopravvivere a un loro attacco. Veramente sono state alcune creature uscite da questo dispositivo a eliminarli per me. Il mio Prismod, sei capace di utilizzarlo? Forse, non ne sono sicuro. Ascolta, se gli esseri di cui parli sono davvero usciti da un vortice nero, allora erano dei Crawl. E le creature che sono sbucate dal Prismod sul tuo polso erano gli Spectrob. Quelli erano Spectrob? Sì, ma tornando ai Crawl, se li ha visti qui significa che ora non hai il loro obiettivo. Dovete risvegliare gli Spectrob e prepararvi a combattere. Risvegliare? Prepararsi a combattere? Ma è una pazzia, come potremo farlo? Se avrete fiducia in me e mi concederete un po' di tempo, vi mostrerò come fare. Ho bisogno di una fonte di energia, posso chiedervi un po' di energia dalla vostra aeronave? Astronave? Fottuti confusioni. Certo, ma lascia che ti aiuti, questa astronave è sotto la nostra responsabilità. Rallen, tu aspetta qui sull'astronave. Premi il pulsante X per attivare il Prismod. Una volta all'interno del Prismod, usa lo stilo per navigare nel menu. Tocca l'opzione Stato per controllare la situazione attuale. E degli Spectrob nel Prismod. Allora, possiamo muoverci. Potrei spiegarvi tutto io, ma c'è il tutorial che non può essere saltato. Purtroppo. E comunque, ci sono tante cose interessanti in questo gioco. La storia non è, diciamo, molto profonda, però ci sono molte cose belle per cui vale la pena seguire questa serie. E comunque dovremo aspettare un po' sull'astronave. Non possiamo scendere, come vedete. Forse dovrei rimanere nei paraggi finché non avrò scoperto che cosa Aldous e Gina stanno lavorando là sotto. Ah, l'Aldous e Gina stanno lavorando là sotto. Ehi Rallen, ora funziona tutto, vieni qui a vedere. Tra l'altro cambierò molto spesso i toni delle voci perché non me le ricordo e perché ad imitare voci usi molto ossigeno e ti viene un po' di giramento di testa a parlare con voci strane molto a lungo. Comunque, parliamo con Gina. Ho provato a risvegliare gli Spectrob con la mia voce, ma non ci sono riuscita. Credo di non essere la persona adatta. Comunque, tra un poco vedrete il motivo per cui molta gente prendeva per scemo chi giocava a Spectrob. Ecco qua. Rallen, tieni questo fossile, ne avrai bisogno. Abbiamo trovato un coma pod. Tutti i fossili finiscono per pod, tra l'altro. Ora dovrei servirti nel laboratorio dietro di me per risvegliarlo. Risvegliarlo? Sì, prima via il laboratorio. Poi trascina il fossile nella stanza per risvegliarlo. E parlagli. Chi sa utilizzare il Prismod dovrebbe essere anche in grado di risvegliare gli Spectrob. Proviamo. Ed ecco perché ci prendevano molto per scemo.
e per cui era impossibile giocare a Spectrob in macchina. Aveva il laboratorio. Ok. E reclutati sono per sistemare la squadra, risveglio per risvegliare, il catalogo è una specie di Pokédex per chi giocasse a Pokémon, incubatrice, vedremo più là come funziona, risvegliamoli. Allora, selezioniamo il nostro fossile e tiriamolo in alto, voi lo vedrete apparire in basso a destra. Comunque, adesso vedete questa barretta rossa al centro dello schermo? Praticamente, come funziona? Vedete che va su e giù semplicemente perché la mia voce, il volume della mia voce gestisce quello in basso. Adesso sono stato fortuito a risvegliarlo così in fretta, però di solito bisognerebbe fare così per svegliarli. In questo modo riuscite a gestire il livello di voce facilmente e a risvegliare facilmente gli Spectrob, perché la voce deve stare 3 secondi in una certa frequenza. E quindi voi immaginate qualcuno che gioca in macchina con il rumore della macchina che lo porta sempre al massimo e quindi non puoi risvegliare molti Spectrob, oppure con gente intorno in cui deve fare per risvegliare un fossile. Comunque possiamo dare dei soprannomi, purtroppo i soprannomi possono avere un massimo di 6 caratteri. E comunque questo lo chiamerò Shiki, semplicemente perché Shiki vuol dire leone e mi piace. Enter. Quindi abbiamo risvegliato Shiki e adesso possiamo andare a gestire gli Spectrobs in reclutati. Ecco qua. Quindi in basso a destra vedete le caratteristiche dei nostri Spectrob. Vedete, questo è Spigan, il nostro Spectrob di sinistra. Questo è Zozan, il nostro Spectrob di destra. Purtroppo se non vedete i soprannomi si hanno dei codici come nomi e non mi piace molto di cosa. Come cosa? Vedete al centro dello schermo in basso a sinistra che c'è aiuto con 4 simboli. Lo spiegheremo più là come funziona. Possiamo impostare gli Spectrob offensivi, che sono quelli più evoluti, diciamo, e gli Spectrob di supporto, che sono quelli base. Perché sì, hanno 3 stati: cucciolo, adulto ed evoluto, mi pare. E possiamo impostare uno Spectrob di supporto. Andremo a spiegare più in là le differenze tra i vari Spectrob di supporto. Comunque questo è lo Spectrob che ci segue. E sì, ogni volta che usciremo dall'incubatrice salverà automaticamente. Quindi, Spectrob di supporto. Parliamo con Aldous e poi vi faccio vedere come funziona. Proprio come pensavo, riesci a comunicare con loro? Non appena ho visto il prisma sul tuo polso, ho capito che sei una persona speciale. Quindi questo piccoletto può aiutarci a sconfiggere Crawl? No, uno Spectrob appena risvegliato è solo un cucciolo, è come un bimbo indifeso. Non puoi combattere, ma può rendersi molto utile perché può individuare fossili e minerali. Però, impressionante. Prova a toccare lo Spectrob e lui comincerà a esaminare il terreno. Quando scopri qualcosa, tocca l'oggetto individuato per estrarlo. Ma è fantastico! Ehi, Rallen, potrebbe esserci molto utile per il nostro lavoro. Forza, prova! Ma tu e il comandante non avevate detto niente pasticci a tenersi ai piani? Ma questi non sono pasticci. Questo rientra perfettamente nella nostra missione. Ascolta bene, i roghi luccicanti potrebbero oscillare dei cubi. Quando ne vedi uno, scava subito. Cubi? E che cosa sono? Si ritiene che su questi cubi siano incisi antichi segreti sugli Spectrob. Il loro valore è inestimabile e non devono essere trascurati. Tocca un cubo per estrarlo. Allora, cubi, ce ne sono 8 su questo pianeta e ognuno contiene dei segreti. Non so il numero preciso, però sono ognuno contiene dei segreti diversi. Ovviamente ne potremmo trovare 2 uguali e sono denominati attraverso le lettere greche, quindi cubo tau, cubo alfa, cubo delta, e potremo andare a risvegliare fossili, ma nell'episodio successivo. Questo, diciamo, è l'episodio di introduzione. Quindi vi ringrazio per la visione e cose che dirò soltanto nel primo episodio di questa serie. Se volete supportarla, e ricordatevi di lasciare un bel mi piace se la guardate, perché è molto gradito e aiuta a portare più episodi e dà più motivazione. Quindi questo è tutto, vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo video.